e con questa fanno 5 trofei alzati al cielo in 3 anni. È davvero senza freni la marcia vincente dell'Italservice che a Eboli mette in bacheca la sua seconda Supercoppa italiana consecutiva ed è un trofeo davvero speciale, perché conquistato in un ambiente caldissimo nella tana di avversari agguerriti come la Feldi. Una battaglia che per giunta l'Italservice ha affrontato schierando in porta il debuttante Cianni in luogo dell'indisponibile Spindola. Ne è uscita una sfida infinita decisa al secondo tempo supplementare dal gol di Onorio che è valso il 6-5 finale. Epilogo di una partita vietata ai deboli di cuore col primo tempo chiuso in vantaggio 1-0 dalla Feldi che ha aperto un secondo tempo in elettrizzante altalena chiusa dal 4-4 di Taborda dopo le reti di De Oliveira e la doppietta di Salas. Al primo supplementare arriva il primo vantaggio della serata dell'Italservice grazie a Borruto, poi pareggiato dal 5-5 griffato dalla tripletta del campano Calderolli. Al secondo overtime Onorio segna il gol che vale partita, Supercoppa, quinto titolo per l'Italservice e addirittura il 20° in carriera per coach Fulvio Colini. Incontenibile la gioia del presidente Lorenzo Pizza. Chiaramente per noi, per tutta la dirigenza, per i giocatori, per il nostro allenatore è una gioia immensa. È stata una partita favolosa, una partita che non finiva mai e questa dimostrazione del grande carattere che ha la nostra squadra, che ha il nostro gruppo. A volte ti dico faccio fatica a capire come facciano questi giocatori a ribaltare certe partite. Considera che noi a 4 minuti dalla fine perdevamo 4-2 e siamo riusciti a pareggiarle e poi vincere i supplementari, quindi penso che questa sia frutto, sia conseguenza di una mentalità, di una grandissima mentalità e di proprio una solidità psicologica importantissima. Anche il presidente dedica una menzione speciale alla serata del giovane portiere Cianni. È una vittoria che dedico a tutti i giocatori, all'allenatore, ma soprattutto a questo ragazzo, Manuel Cianni, che è 20 anni del 2001, è entrato diciamo a freddo, tra virgolette, perché non ha mai giocato neanche una partita di campionato, ha sempre giocato in A2, mai giocato in A1 e chiaramente ha avuto un debutto di fuoco, però è stato veramente bravo, veramente, veramente bravo. Siamo contenti, io penso che questo deve essere una soddisfazione per tutto il movimento, perché così avere dei ragazzi, noi dobbiamo, io l'ho sempre detto, puntare tantissimo e tantissime risorse sul settore giovanile, perché queste sono le nostre ricchezza e questa è la dimostrazione, avere ragazzi come Cianni ma anche come Vesprini e come tanti altri che possono veramente sfondare e venire fuori in questo mondo è veramente una soddisfazione immensa per noi.